Buongiorno, oggi andiamo a preparare insieme il pan di Spagna per fare le nostre torte. Io qui ho per due pan di Spagna, nell'info box troverete per fare un pan di Spagna troverete anche la misura della teglia. Allora, abbiamo bisogno di vanillina, zucchero, farina, aroma di limone o se preferite l'arancia e aroma di vaniglia. Io userò questa pasta, tuorli e albumi divisi. È semplicissimo. Vado a montare zucchero, vanillina e tuorli insieme. Andrò ad aggiungere pure la buccia del limone grattugiata, quindi lo faccio direttamente. Potete anche grattugiarla direttamente fresca. E vado a montare a neve fermissima gli albumi. E infine andrò a incorporare un po' di farina nei tuorli e lo zucchero. E poi vi faccio vedere come fare per mettere insieme tutti e due i composti. Non userò il lievito. Ecco qua i nostri albumi e il nostro giallo, i nostri tuorli. Come vedete si sono schiariti perché sono stati appunto montati anche loro. Adesso è semplicissimo, prendiamo un po' di albumi e lo mischiamo con i tuorli e mescolate normale senza fare troppa attenzione a non smontare il composto. Dobbiamo portare a temperatura tutti e due i composti, quindi un pochetto, amalgamiamo. E iniziamo a mescolare poi dal basso verso l'alto con una spatola. Quindi da adesso in poi, mi raccomando, non dobbiamo smontare niente. Dopo, quando abbiamo unito i due composti, andiamo ad unire la farina. Siccome il composto è fino all'orlo, lo travasiamo in una ciotola più grande perché dobbiamo andare a mettere la farina. Guardate che bello e schiumoso, guardate. Favoloso, c'è un profumo. Lo mangerei così. Raccogliamo bene tutto, non si spreca niente. E adesso aggiungiamo la farina che abbiamo precedentemente setacciato, quindi mettiamola così a pioggia e mescoliamo sempre dal basso verso l'alto, poco per volta, così non facciamo grumi. Anche qui un po' di pazienza e ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Qui abbiamo il composto, io qui ho due teglie, vi ricordo che le misure ve le metterò nell'info box, però le dosi che scriverò giù nell'info box sono per una teglia, quindi per un pan di Spagna. Divido il composto dei movimenti avanti e indietro così per andare a togliere tutte queste bollicine. Non vado a sbatterlo perché sennò smontiamo il composto, ma facciamo così, come vedete si stanno togliendo. Con un po' di pazienza le togliamo tutte. Inforniamo per 30 minuti a 160 gradi, non dovete aprire per niente al mondo il forno. Adesso lasciamoli raffreddare completamente e poi andiamo a decorare le nostre torte. Seguitemi per vedere come realizzo una torta dinosauro.
cruising in my lane fast, call it high speed.